Ha terminato da poco più di mezz'ora il suo Angelus, primo Angelus dell'anno, ha fatto gli auguri di buon anno, buon 2010 a tutti Cari gli fratelli italiani, li ha fatti e anche al presidente sorelle, Giorgio oggi il Signore ci Napolitano, ha detto che dona il 2010 iniziare un nuovo possa anno rendere un nel po' suo migliore la nome nostra casa e sotto comune lo che è il sguardo mondo, di e Maria ha anche fatto Santissima, un preghiere appello, mediante lanciato un l'Evangelio appello ai gruppi armati mobile di qualsiasi a tipo a tutti deporre le auguri. armi. Ascoltiamo I allora le dieci sue capi di parole. Stato e di governo erano riuniti a Copenaghen per Nel vedersi. primo giorno dell'anno Vorrei rivolgere un appello alle coscienze di quanti fanno parte di gruppi armati di qualunque tipo. A tutti e a ciascuno dico: fermatevi, riflettete e abbandonate la via della violenza. il Papa ha salutato gli italiani anche Militari alla e fine del politici. suo Angelus, E un dobbiamo avere appello a cura del fermare la Signore che violenza ci che riecheggia circonda. quello che aveva fatto Quale nella prima motivazione messa dovremmo avere per dell'anno, questa mattina, ciascuno nella Basilica nostri di San fratelli Pietro. e Aveva sorelle? detto che dobbiamo Quale ripeto che convertirci la tutti vita a progetti di umana pace. Oggi è la nel primo 43ª giorno giornata mondiale dell'anno della pace, vorrei per deporre le rivolgere un armi di ogni tipo e appello impegnarci alle tutti insieme a coscienze di costruire un quanti mondo fanno più degno parte di dell'uomo. L'ha gruppi detto armati durante la messa nella perché sia Basilica di San fruttuoso Pietro mezzo e ha per dire detto che uno semplicemente sguardo fremenus, rispettoso reconciliaci, sull'altro che riconosce antifici. le sue diversità e le accetta è Freude ans quello che Gottesmaier può Oster. permettere la pace. Allora ascoltiamo le parole che ha detto il Papa durante l'omelia nella messa a San Pietro. Meditare sul mistero del volto di Dio e dell'uomo è una via privilegiata che conduce alla pace. Questa infatti incomincia da uno sguardo rispettoso che riconosce nel volto dell'altro una persona, qualunque sia il colore della sua pelle, la sua nazionalità, la sua lingua, la sua religione. E con parole di grande tenerezza Benedetto XVI ha parlato dei bambini, i bambini del mondo, i bambini anche che vanno a scuola nelle nostre scuole italiane, classi ormai composte da bambini di tutte le nazionalità. Dice, fa tenerezza vederli giocare, piangere, ridere tutti allo stesso modo, anche se hanno origini diverse. E allora perché avvelenare i loro cuori? Perché spegnere i loro sorrisi? In tante parti del mondo guerra, violenze producono profughi, rifugiati, migranti forzati e le immagini che ci vengono ritrasmesse sono quelle di volti scavati dalla fame e dalla malattia, volti sfigurati dal dolore e dalla disperazione, volti di piccoli innocenti che sono un appello silenzioso alla nostra responsabilità. Di fronte alle loro condizioni inermi, ha detto il Papa, crollano tutte le false giustificazioni della guerra e della violenza. E Benedetto XVI ha ricordato il suo messaggio per la giornata mondiale della pace, incentrato sul Cari tema fratelli e ecologico, ha detto sorelle, che se l'uomo oggi si il Signore degrada, ci dona degrada anche iniziare un l'ambiente. nuovo Quindi anno nel rispetto per suo il prossimo nome e e rispetto sotto lo dell'ambiente. sguardo. Io...